Can I be your superhero? Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gema Gamer. Oggi siamo qui in un nuovo video, come potete vedere siamo sul PTR di Overwatch, perché ho appreso qualche giorno fa del nuovo eroe messo proprio sul PTR di Overwatch, solo che non ho avuto praticamente tempo di provarlo. Adesso, appena ho avuto un po' di libertà, sono qui a provare con voi Doomfist. Vediamo se c'è qualche caratteristica. Allora, Doomfist è uno dei leader di Talon ed è determinato a far precipitare il mondo in un nuovo conflitto che crede renderà l'umanità più forte. Ovviamente non ci sono emote, non c'è niente da vedere. Ok, allora ragazzi, noi andiamo a vedere un po' in addestramento e vediamo se riusciamo a fare una partita decente in questa modalità che hanno messo, un 6v6 di Doomfist, ma vediamo un po', perché non credo di riuscire a giocare dato che non l'ho mai provato. Ma andiamo in addestramento. Io ho fatto questo video perché mi piace molto quando esce il nuovo eroe su Overwatch, la nuova mappa, anche se non ho avuto ancora modo di vedere la mappa del Colonia Lunare Horizon, perché ragazzi sono 2 mesi che non tocco Overwatch, causa lavoro, e mi fa più comodo giocare su For Honor al console che su PC, perché non ho praticamente mai tempo. Allora, siamo con questo DPS che fa parte degli attaccanti, 250 HP di vita, che posso arrivare a un massimo di 399-400 con una passiva che lui ha, perché vi faccio vedere dopo, in quanto lui, che vedete adesso, ha 250 HP di vita. Se va a segno un'abilità, no scusatemi, un'abilità, vedete è arrivata a 280. Se va a segno un'altra abilità è arrivata a 303. E poi arriverò a un massimo di, non mi ricordo se poteva essere proprio 300, ragazzi questo non lo so perché l'ho letto quella. Comunque, grazie anche alle sue abilità può essere molto mobile. Comunque adesso iniziamo con gamma una alla volta. Allora, fuoco primario, ha uno shotgun nel braccio, nella mano, che ha una particolarità: non si ricarica con R, vedete? Io adesso premo R e non va. No, si ricarica automaticamente. Può fare headshot, ma fa un botto di danni ed ha anche un bel ratio, guardate, anche da lontano fa abbastanza danni, una bella cadenza. Ok, poi abbiamo shift sinistro, un montante, quindi permette di dare un cazzotto al nemico con un cooldown di 5 secondi, vediamo se, no, 7 secondi anzi. Poi con la E può saltare stile Winston e fa un po' di danni, non so nemmeno se attira a sé i nemici, comunque lo vediamo subito, ci buttiamo qui. Sì, fa danni e attira a sé i nemici leggermente. E poi ha, secondo me, la combo, la mossa più bella, quindi, di questo PG è questo, il tasto destro del mouse. Guardate, può caricare un pugno. Boom! Ovviamente ha 4 secondi di cooldown, ovviamente potete anche scegliere di caricarlo pochissimo, vedete? Fate meno danni. Però se spingete l'avversario contro il muro, automaticamente muore. E ho visto anche che può essere effettuata una bella combo con shift più cazzotto. Vediamo se riesco a farla. Vediamo. Guardate, è bellissimo. Ovviamente continuate con lo shotgun e lo fottete malamente. Guardate, è una qualcosa di impressionante. E poi ha la sua ultimate, che è, in base al tempo, vedete, in cui state in aria, aumenta il campo d'azione e poi si schianta con un cazzotto e fa danni a tutti. Mamma mia, ragazzi, guardate quanto è forte. Poi, vedete, è arrivato a 436 di vita, cioè qualcosa di fenomenale. Volendo, come detto prima, può essere anche un PG molto mobile, anche se voi lo vedete così bello grosso, perché potete fare il montante più la E. Guardate, e vi siete trasportati su un'altra zona di mappa. Lo potete fare anche qui. Guardate, è anche molto utile. Anche col cazzotto potete farlo, vedete? È molto utile se riuscite a dosare bene il cooldown e il resto. Riuscite a fare bellissime cose con questo PG. Allora ragazzi, fatto vedere questo, che è un'infarinatura molto sintetica e molto tranquilla del PG,
Andiamo un po' a provarlo nella modalità 6v6, però non vi assicuro niente, raga, perché sono 2 mesi che non tocco Overwatch, quindi non sono al pieno di me in questo titolo, però adesso cerchiamo la partita, appena comincia ci becchiamo direttamente in game. Eccoci qui, ragazzi. Ah, siamo in attesa di altri giocatori. Vabbè, nel frattempo ci destreggiamo un po'. Ok, abbiamo fatto una prima kill. Vieni qua. Ok. Raga, avete visto quanto è figo? Ok, comincia il match, ragazzi. 6v6. Qui è diventato Dragon Ball. Non è più un Overwatch. Boom! Buona, buona raga, buona raga. Buona raga. Dov'è l'altro? Non lo trovo. Ottimo. Ottimo raga. Ci siamo fatti 3 belle kill. Molto easy, allo stretto con il nostro Doomfist. Poi comunque non sembra, ma la cosa più difficile è proprio il fuoco primario da utilizzare. Oh raga, ho sbagliato. Muori. Mori! Buona! Buonissima, raga, mi sono salvato con il fuoco. L'ho visto, l'ho visto! Buona, buona, raga, mi sono fatto ammazzare, ma ho fatto l'assist. Ottimo! Mi sto divertendo un botto, raga. 5-1! Con il nostro Doomfist. Raga, è una figata pazzesca, comunque. Non vedo l'ora che esca. Dovrebbe uscire con la nuova stagione, se non erro. Quindi raga, prepariamoci a delle battaglie epiche. Vabbè, dov'è? No raga, mi ha ucciso. Bellissimo. Abbiamo vinto, ragazzi. Buonissimo, medaglia d'oro in kill mi sa. No, medaglia di bronzo, me l'ho sperato. C'è stato qualcuno che avrà fatto una tripla pazzesca. Questa è la squadra con me, mi sa. Sì. Vediamo un po' cosa ha fatto. Bellissimo. Ma guardate da Gemma lì dietro che glielo hitta. Ah, proprio lui ha fatto 7 kill. Io 5, votiamolo. Allora, ragazzi, come avete visto, l'eroe è alquanto simpatico, devo dire, è molto bello e sicuramente cambierà qualcosa anche nel meta online del competitivo. Quindi non vedo l'ora che esca per poterlo provare appena avrò tempo, vediamo un po' ragazzi, perché la vedo dura in estate, il lavoro aumenta, col caldo non si riesce a fare nulla e poi trovo leggermente più comodo registrare da console con For Honor, perché con For Honor sto avendo un percorso particolarmente diverso dato che ho trovato un PC che fa al caso mio. Comunque ragazzi, detto questo, fatemi sapere se volete un ritorno mio su Overwatch al PC. Fatemi anche sapere cosa ne pensate di Doomfist e chi l'ha provato, che impressioni ha, e chi non l'ha provato cosa si aspetta da questo PC, se gli piace come è stato strutturato e tutto il resto. Lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale ragazzi. Io il canale voglio tenerlo bello vivo, anche se con poca attività, sia da parte mia che da parte degli iscritti, perché è anche da parte di YouTube che non manda notifiche a nessuno, però io voglio mantenerlo vivo lo stesso perché ci tengo e non ho voglia di aprire un altro canale, perché oramai mi sono fatto conoscere come Gemma Gamer e Gemma Gamer resterò. Quindi speriamo ragazzi di far tornare il canale a come era quasi un anno fa e ci si becca al prossimo video. Un saluto dal vostro Gemma Gamer, ciao. We can break apart the heat.